Oh, giovani amici di Facebook, abbiamo qui in anteprima, prima dell'uscita del gioco che sarà il prossimo 10 novembre, questa nu nuovissima e ultima espansione di StarCraft 2 Legacy of the Void. Finalmente siamo arrivati ai Protoss, siamo passati per gli Zerg, il primissimo era dedicata, come saprete se avete giocato il gioco, unicamente alla campagna degli umani. Poi, come dicevo, è uscito Earth of the Swarm, che è quella, diciamo, l'espansione barra secondo gioco, con tutta la campagna dedicata agli Zerg, più espansioni varie, insomma, e modifiche anche la parte multiplayer. E adesso arriva finalmente, l'ultima parte, diciamo, con tutta la campagna dedicata ai Protoss e anche qui eventuali e svariate modifiche alla parte, multiplayer. Ho qui, come dicevo, in anteprima, perché il gioco uscirà tra 3-4 giorni, il 10. La Collector Edition, e voglio spacchettarla per mostrarvi che diavolo c'è dentro. Quindi tiro fuori il mio amato coltellinen e la spacchetto, cercando di non spaccare tutto. Allora, sul retro viene riportato un po' tutto il contenuto, come vedete. Quindi ci sono sia delle parti, diciamo, digital, che vi dico al volo perché non le vedrete ovviamente dentro la scatola. Sono comunque modelli dei purificatori ritratti per StarCraft 2, niente di che. Mascotte arconte per World of Warcraft, quindi continua Blizzard, diciamo, a fare questa figata di inserire contenuti digital non solo per il gioco in questione, in questo caso StarCraft 2, ma anche per gli altri suoi giochi. Quindi c'è della roba per World of Warcraft. C'è una mascotte sonda e trasmogrificazione Protoss per Diablo 3, e c'è un bel dorso delle carte per Hearthstone che mi andrò a ciucciare subito. Oltre che, scusate, una cavalcatura Void Speeder per Heroes of the Storm. Quindi tutti quanti i giochi Blizzard usciti o in uscita sono coperti un po' da questa collector. All'interno della collector vedremo poi, oltre al gioco, un doppio DVD Blu-ray con tutto il dietro le quinte, che dovrebbe essere veramente molto interessante, la colonna sonora in formato audio, un bel manuale da campo, tra virgolette, di StarCraft 2, sono 174 pagine con statistiche, origine, storie e altri fatti interessanti delle forze in campo e delle tecnologie di tutte e tre le razze. Quindi mi sembra molto fico. Allora, però adesso ve lo voglio mostrare per davvero e non solamente leggere quello che c'è scritto dietro. Butto via questo. Questo è il retro, come vedete rimane molto figoso. E invece questo è il lato, quindi logo StarCraft 2 Collector's Edition. Questo è il fronte, Collector's Edition Legacy of the Void Blizzard, e questo è l'altro lato, niente di che, stesse cose. Si apre, immagino, dall'alto, esattamente così. È bello pesante, devo dire, molto fico. E dentro ci sono semplicemente infilate tutte le robe. Quindi c'è il Field Manual di cui vi ho appena parlato, che adesso vado ad aprire subito. Poi c'è il DVD di gioco barra installazione, se è per installare il gioco. Chiaramente, se avete già partecipato alla beta, ve lo ricordo, Blizzard ha tenuto una beta molto lunga dallo scorso marzo, finita la scorsa settimana, per cui probabilmente già ce l'avete installato il gioco. E comunque qui c'è, diciamo, l'installer. Non lo rimetterò mai come era prima. Vediamo se ha degli incastri strani. Infatti sì. E poi c'è, come vi dicevo, il dietro le quinte con un DVD e un Blu-ray. Vediamo se dentro effettivamente c'è tutto quello che voglio. Comodo questo doppio formato. Esattamente. E quindi abbiamo a sinistra il DVD e a destra il Blu-ray. Sarà una serie di mini documentari barra behind the scenes, dietro le quinte, di come è stato realizzato il gioco, eccetera. Sicuramente è molto interessante, figa sta cosa. E poi c'è la colonna sonora, e questo è un semplicissimo digipack con dentro un CD audio. Noi vediamo subito cosa c'è dentro. Si apre, approfondimento di Jason Hayes, Legacy of the Void, colonna sonora, i Protoss di Ayura hanno bla 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 bla, e c'è dentro il CD audio che potete ascoltarvi tutto il giorno se siete dei mega fan di StarCraft. E non c'è praticamente nient'altro
metto via questo e questo, anzi lo richiudo, e guardiamo insieme invece questa figatona qua, che è un incrocio tra un artbook, da quello che ho capito, e una guida strategica praticamente. Si chiama Field Manual Classified Veteran Edition, molto figo, vedete com'è tutto molto ben fatto sul retro, altrettanto figo, e dentro Veteran Edition ancora, un sacco di testo, esatto, poi è diviso, eccolo qui, vi faccio vedere l'indice così capite, quindi capitolo 1 Terran, capitolo 2 Zerg, capitolo 3 Protoss, quindi copre tutto il gioco, adesso è in teoria finito finalmente StarCraft 2, quindi possono coprire tutto quanto quello che c'è da dire sulle tre razze principali di gioco, e come vedete ci sono un sacco di mega figate. Direi che fondamentalmente la Collector's Edition merita per questo libro, perché insomma la colonna sonora chi se ne frega. Dietro le quinte potrebbe essere molto interessante, però il Blu-ray effettivamente anche per quello. Guardate che bello che è questo libro, bellissimo. Ci si potrebbe fare, può essere molto utile per giocarci di ruolo, mi viene da dire, mi sembra quasi un manuale di gioco di ruolo, mi ricorda quello. In realtà sono tutte le caratteristiche minchiate varie di tutti quanti gli mezzi e armi del gioco, sia dei Terran che state vedendo ora, sia degli Zerg, eccoli qua, arrivano gli Zerg, fighissimo. Tutti in bianco e nero, sono molto belli comunque questi disegni. E poi volevo beccare anche i Protoss, eccoli qua. Bam. Un botto di pagine, 170 e oltre, l'ho appena letto, mi sono già scordato, vediamo cos'è che diceva. Diceva un libro esclusivo di 174 pagine, fighissimo. E ecco, in fondo c'è anche qualche illustrazione a colori, guarda che belli che sono. Fighissimo, le navi. Un po' di fighe. Un po' di figa qua, beh. E poi c'è un carbogano qui, c'era dentro anche questa, che cazzo è questo? Ah, un poster, sembra un poster, lo metto via, sposto un poco, ah, fighissimo, Dominion Special Research Operation Mothership. Eh sì, è la fortezza, fighissima, guarda che bella che è. Quindi c'è anche un poster, vi tiro fuori tutto quanto per la vostra visione finale. Scatolone che contiene tutto quanto, chiaramente molto figo, super pesante, è veramente fico. Vari contenuti digital per tutti quanti i giochi di Blizzard, non solamente per StarCraft, per World of Warcraft, Hearthstone, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente il gioco in formato DVD, così lo potete installare. La colonna sonora, il dietro le quinte in formato DVD e Blu-ray, il fighissimo Field Manual che vi ho appena mostrato il libro, c'è anche un poster. Insomma, questo è il contenuto della Collector Edition di Legacy of the Void, in uscita il prossimo 10 novembre. Se vi piace StarCraft e se avete preso le altre espansioni, che ve lo dico a fare, lo dovete comprare per forza. Se vi è piaciuto il video e lo ritenete utile, fate like, fate share e ci vediamo al prossimo Incauto Unboxing. Ciao ragazzi!